Siamo al comune di Mesuraca, dove tra poco si parlerà di cyberbullismo, ecco, diciamo una piaga giovanile che coinvolge per lo più giovanissimi, e ne parliamo direttamente con il sindaco Annibale Parise, che insomma oggi ne ha voluto proprio di pugno affrontare questo problema che è all'ordine del giorno un pochino e che riguarda, come dicevo prima, adolescenti soprattutto. Grazie per l'opportunità, io ringrazio la Chiesa Evangelica Fonte di Grazia che ha sposato questo progetto della Corecom, che è per il secondo anno consecutivo, quindi un'attenzione particolare ai ragazzi, ai giovani che molto spesso navigano su internet ignari dei pericoli e ignari di quanto gli può accadere e della pericolosità che lo stesso strumento può recare. Perché si fa questo, sindaco? Lo vogliamo dire che il compito principale è quello di sensibilizzare le famiglie, i giovani, ma vogliamo dire qualcosa alle famiglie? Ma guarda, sicuramente molto spesso lo strumento internet, che sia attraverso il telefonino o il tablet o il computer o una PlayStation, qualsiasi, viene utilizzato quasi per scaricarci dalle responsabilità genitoriali, nel senso che vediamo che stanno buoni e quindi ognuno di noi è tranquillo. Invece è proprio lì che dobbiamo allarmarci, perché quello è uno strumento che permette ai ragazzi di andare molto più lontano di quanto potrebbero andare fisicamente, e quindi con tutti i rischi e i problemi e i pericoli che i ragazzi possono affrontare, possono incappare. I genitori sicuramente devono fare molta attenzione su come lasciano questi strumenti in mano a questi ragazzi, perché sono strumenti apparentemente innocui ma effettivamente molto molto pericolosi. Bene, il danno di cui si parla per lo più, a parte quello che può provocare depressione nel giovane, però fin quando poi arriva oltre e si tocca l'istigazione al suicidio, la legislazione potrebbe essere più specifica su questo fenomeno, ecco, potrebbe colpire un po' più a fondo, no? Ha detto una cosa esatta, il problema è che questo fenomeno non è un fenomeno italiano, è un fenomeno internazionale, e molti paesi non sono adeguati ai tempi, né sul piano normativo né sul piano degli strumenti per affrontare il problema. L'Italia, seppur ha fatto di recente una norma finalizzata ad affrontare specie la tutela dei minori in modo più oggettivo, in realtà è in ritardo. E il fatto che non ci sia questo processo di consapevolezza e di cultura che deve partire dalle scuole e le famiglie crea un gap rispetto ad altre realtà europee, dove effettivamente ancora da noi il fenomeno dei suicidi e delle morti giovani conseguenti ad atti di bullismo e di cyberbullismo sono quasi all'ordine del giorno. Noi facciamo una campagna di sensibilizzazione che è finalizzata a creare quella consapevolezza e quella cultura per poter affrontare meglio la problematica.